Benvenuti a questa seconda puntata di VCO SAT Viaggi. Oggi faremo la prima delle tre immersioni che vi proporremo in questa serie di puntate e voleremo a Mar Salam. Siamo in Egitto, sulla costa ovest del Mar Rosso, pronti per immergerci in un sito davvero molto particolare, Sharm Abu Dhabab. Una curiosità che forse non molti sanno è che Sharm in arabo significa baia, insenatura, e quindi Sharm Abu Dhabab significa la baia, l'insenatura di Abu Dhabab, esattamente come Sharm el Sheikh significa la baia dello sceicco. Pronti a volare nel caldo e assolato Egitto, non mi rimane quindi che augurarvi una buona visione. Benvenuti a Mar Salam, vi accompagneremo nelle tiepide acque di Sharm Abu Dhabab. Fino a pochi anni fa, Mar Salam era un piccolo villaggio di pescatori situato in Egitto sulla costa ovest del Mar Rosso. Ora non è né una vera e propria città, né un paese, né un agglomerato urbano, né un luogo della fantasia. Esiste veramente. Negli ultimi anni, a seguito dell'apertura dell'aeroporto internazionale nel 2001, è cresciuto rapidamente fino a divenire una popolare destinazione turistica, come lo sono già Sharm el Sheikh e Hurghada. Mar Salam è una frontiera, in questo caso del turismo, di massa si vedrà, verso i luoghi ancora non modernizzati, costruiti ed asfaltati. Ci troviamo in prossimità del Tropico del Cancro, dove il Mar Rosso incontra il deserto del Sahara. La zona si presenta ricca di palmeti e mangrovie, con un mare ricco di pesce, per via della presenza della barriera corallina. Quest'ultima è molto rinomata tra i subacquei grazie ai molti siti di immersione ancora incontaminati, in cui si possono incontrare facilmente delfini e una grande varietà di fauna e flora marina. La natura selvaggia che circonda i diversi nuovi alberghi e i cantieri è fatta di mare, cielo, deserto ed è un assoluto richiamo a tuffarsi nelle splendide acque del Mar Rosso, muniti di tutto l'occorrente per una nuotata in compagnia di coloratissimi pesci. Ci sono delle sorprendenti meraviglie nascoste nel Mar Rosso. Osservandola attentamente, la barriera è un'esplosione di luci e colori. Pesci di tutte le dimensioni entrano ed escono velocemente dai piccoli rifugi forniti dalla barriera, creando uno spettacolo di colori inimmaginabile. Osservando le colorazioni contrastanti e allo stesso tempo delicate dei coralli, la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la barriera corallina? Colpisce il fatto che, riguardo alle conoscenze sulla barriera corallina, le persone possono essere suddivise in due categorie: quelle laureate con specializzazione sulla barriera e quelle che non ne sanno quasi nulla. La seguente spiegazione è non scientifica e dedicata a tutti coloro che pensano che i coralli siano piante. Le prime barriere si formarono 2 miliardi di anni fa, durante l'era precambriana. Erano costituite da colonie di alghe calcaree piuttosto che dagli attuali coralli, che invece esistono da circa 65 milioni di anni. Ma che cos'è un corallo esattamente? Corallo è il nome generico dato ai membri di una categoria marina di invertebrati aventi uno scheletro protettivo di carbonato di calcio. Ne esistono di due tipi: molli, provvisti di uno scheletro interno, e duri. Gli animali che costituiscono i coralli sono conosciuti come polipi. Sono racchiusi in una cavità con una bocca all'estremità superiore circondata da tentacoli e attaccati ad una base all'estremità inferiore. I coralli duri secernono carbonato di calcio dalla metà inferiore del polipo, creando una cavità scheletrica in cui i polipi si possono rifugiare per proteggersi. La maggior parte delle specie sono coloniali e costruite sui depositi lasciati dai loro predecessori. Polipi di solo 1 o 3 mm di diametro formano colonie che raggiungono i 4 metri di altezza. Oltre ai coralli, molte altre specie contribuiscono alla formazione della barriera corallina, per esempio l'alga calcarea, i molluschi e le spugne. Perforatori, spugne e vermi e scalfitori, pesci pappagallo e ricci di mare, attaccano i coralli morti rompendo nello scheletro e creando così un sedimento che si deposita sulla barriera e viene in seguito cementato insieme da alghe e minerali.
barriere coralline necessitano di acque calde per sopravvivere, dai 20 ai 30 gradi centigradi, e si trovano quindi nelle acque tropicali e subtropicali degli oceani Atlantico occidentale e Pacifico indiano. I coralli che contribuiscono alla formazione della barriera si trovano raramente ad una profondità superiore ai 46 metri, poiché non possono sopravvivere senza un certo tipo di alga, che necessita di luce per la fotosintesi. Queste alghe sono importanti poiché forniscono ai coralli carboidrati e ossigeno ed in cambio ne ricevono nutrimento. Di conseguenza le barriere crescono più velocemente in acque basse e limpide. I coralli hanno bisogno di un substrato duro su cui crescere. Il calcio che si trova nell'acqua è necessario allo sviluppo dello scheletro dei coralli e può essere ottenuto solamente quando la salinità e la temperatura dell'acqua sono entrambe alte ed i livelli di anidride carbonica sono invece bassi. Le barriere coralline prosperano in presenza di forti correnti poiché forniscono cibo, ossigeno e nutrimento. Esistono tre tipi fondamentali di barriere coralline o reef, classificati da Charles Darwin. Il primo tipo si chiama reef a frangente. Tipico del Mar Rosso, delimita parallelamente le coste e cresce progressivamente verso il mare aperto. Il reef a barriera, come la famosa barriera corallina australiana, si trova lontano dalla costa e si forma quando le masse terrestri affondano a causa di erosione o di movimento di zolle tettoniche. La barriera è separata dalla terraferma da un ampio canale. Ed infine l'atollo, una barriera corallina ad anello che circonda una laguna centrale formata da una piccola isola o da un vulcano successivamente sprofondati sotto la superficie. L'atollo è tipico dei Caraibi e del sud-est asiatico. Le Maldive sono un perfetto esempio di un atollo. La conservazione delle barriere coralline è diventata una questione di importanza globale. L'ecosistema delle barriere si sta indebolendo sempre di più a causa dell'impatto con l'uomo. Una delle cause principali del suo disfacimento è il turismo. La lista dei danni provocati dal turismo è molto estesa e va dai rifiuti agli scarichi fognari, ad ancore di imbarcazioni fino ad hotel non costruiti nel rispetto dell'ambiente. Ed inoltre subacquei e snorkelisti toccando la barriera possono creare seri e a volte irreparabili danni. La pesca smodata, specialmente quella effettuata con dinamite e cianuro e i sedimenti agricoli, sono altre cause che mettono in pericolo la salvezza delle barriere coralline. Anche fenomeni naturali come lo scolorimento dei coralli e gli uragani sono in parte responsabili dei danneggiamenti alla barriera. Un solo tocco può ridurre lo strato di muco protettivo di un corallo, rendendolo più suscettibile alle infezioni ed eventuale morte. È importante conservare la barriera corallina per diversi motivi. Rimuove e ricicla l'anidride carbonica dell'acqua, riducendo di conseguenza il riscaldamento terrestre. Fornisce un riparo per le uova deposte dagli organismi marini, diventando quindi una risorsa per la pesca. Funziona da barriera naturale per riparare la terraferma da tempeste ed inondazioni. Migliora le economie locali attraendo milioni di turisti. E gli scheletri dei coralli vengono utilizzati in medicina per la ricostruzione delle ossa. Per questi motivi governi e scienziati si trovano spesso a collaborare al fine di trovare una soluzione per preservare e proteggere questo importante ecosistema. Qui nel Mar Rosso il motto è non prendere nulla e non lasciare nulla. Questa immersione è davvero molto speciale. È possibile esplorare un sistema di tunnel collegati da tre grandi piscine naturali all'interno del reef costiero. È una vera avventura. La parte esterna del reef è chiamata Alice nel Paese delle Meraviglie, per la varietà di coralli duro, pesci, tartarughe e occasionalmente polpi. La parte esterna del reef si presta anche a immersioni in corrente, adatto a subacquei di ogni livello con una buona padronanza nella regolazione dell'assetto.
È stata una delle immersioni più affascinanti e divertenti che abbiamo fatto. Un groviglio di tunnel e cunicoli ci hanno portato ad esplorare con maggiore attenzione e più da vicino ogni singolo metro di barriera corallina. Ogni corallo con il suo fascino e i suoi colori e ogni pesce con le sue caratteristiche e peculiarità. Ancora una volta è il caso di ringraziare la natura per lo splendore che ci mette a disposizione e che troppo spesso non siamo in grado di mantenere. E anche questa volta siamo riemersi fortunatamente dalle profondità del Mar Rosso. Spero che questa prima immersione, prima almeno per qualcuno, sia stata emozionante. Qualora lo vogliate, io vi aspetto nella prossima puntata per visitare una città molto particolare. Andremo oltreoceano, in California, andremo a San Francisco. Vi ricordo il nostro sito viciosat.tv, sul quale potrete trovare tutti i documentari che sono già andati in onda. E la nostra email viaggi@viciosat.tv per inviare i vostri commenti o se volete richiederci delle informazioni sulle mete che abbiamo visitato. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Viciosat.